Bene, nuovamente in diretta qui a Radio Sirius, ringrazio per la linea il nostro regista Ugo Moreno, stasera di turno la regia di Modena, alle 19.47 con due di ritardo, ma comunque ci siamo, iniziamo il nostro notiziario Istria Oggi in collaborazione con Unione Italiana di Fiume, che ringraziamo anche per la collaborazione e per tutte le notizie che puntualmente ci arrivano ogni mercoledì. In studio qui a Venezia Massimo Bonella dalla redazione di Pianeta Oggi TV, come sapete con Radio Sirius, questa emittente online che anche televisione e internet, ecco, le trasmissioni vengono fatte in collegamenti con studi un po' diciamo dislocati in varie parti d'Italia. Ecco, allora, dicevo, quindi entriamo nel nostro notiziario Istria Oggi. Gallesano, nuova seduta della Assemblea Unione Italiana, in programma lunedì prossimo 11 dicembre alle ore 17.30 presso la sede della Comunità degli Italiani di Gallesano, la decima seduta ordinaria dell'Assemblea dell'Unione Italiana. Tra i punti all'ordine del giorno, la discussione e l'approvazione della proposta di delibera 11 dicembre 2017 della proposta di programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi per il 2018 e ridestinazione dei risparmi e degli avanzi della proposta di programma di lavoro e piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2018, la presentazione delle proposte di emendamenti allo Statuto dell'Unione Italiana. Veniamo a Istria Nobilissima, come avete sentito anche dalle anticipazioni prima durante la trasmissione Spazio Aperto di Antonella Intranò e Ugo Lombardi, quindi il calendario degli eventi organizzati dai settori cultura e teatro, arte e spettacolo della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana per il mese di dicembre 2017, 50° anniversario Istria Nobilissima, categoria arte cinematografica, video e televisione, a cura di Alessandra Argenti Tremul, venerdì 8 dicembre ore 18, Comunità degli Italiani di Valle. Rassegna dei cori delle comunità degli italiani domenica 10 dicembre ore 17 al Palasport ad Abbazia. 50° anniversario di Istria Nobilissima categoria teatro a cura di Rosanna Bubola. Venerdì 15 dicembre ore 18 comunità degli italiani Fulvio Tomizza di Umago. Le iniziative si realizzano con i contributi finanziari di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana ai sensi della legge 21 marzo 2001 numero 73 e successive estensioni e modificazioni in applicazione delle convenzioni stipulate tra il MAECI, l'Unione Italiana e l'Università Popolare di Trieste, Consiglio per le minoranze della Repubblica di Croazia, Ufficio per i diritti dell'uomo e i diritti delle minoranze nazionali del Governo della Repubblica di Croazia, Ufficio per le nazionalità del Governo della Repubblica di Slovenia, Regione Istriana, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Nella settimana appena trascorsa si sono svolti gli eventi dedicati alle categorie arti visive, musica e letteratura nell'ambito delle celebrazioni del 50° anniversario del concorso arte d'arte e di cultura Istria Nobilissima. Martedì presso il Salone delle Feste di Palazzo Modello a Fiume, l'evento dedicato alle arti visive è stato curato da Lorella Limoncin Tot, sovrintendente ai beni culturali della regione istriana, ripercorrendo la storia delle categorie. L'evento è stato aperto dalla presidente della comunità italiana di Fiume, Orietta Marot, che ha colto l'occasione per proporre l'istituzione di una mostra permanente delle opere premiate nelle edizioni passate. La serata, dedicata alla categoria musica, si è svolta mercoledì a Palazzo Bradamante a Dignano ed è stata curata da Samantha Stell, la quale ha ripercorso attraverso l'esibizione di studenti e di insegnanti del Centro Studi Musica Classica Luigi Dalla Piccola, sezione di Pola, i 50 anni del premio. Infine, venerdì, nella sede della Comunità degli Italiani di Pola, si è tenuto l'evento celebrativo della categoria letteratura curato e diretto da Alice De Genghi,
che ha dialogato con gli ospiti Libero Benussi, Loredana Bogliun e Giacomo Scotti, evocando pensieri e riflessioni sulla letteratura in Istria nobilissima. A tutti gli appuntamenti erano presenti il presidente della giunta esecutiva Maurizio Tremul e la titolare del settore cultura della giunta esecutiva dell'Unione Italiana e il vicepresidente dell'Assemblea Unione Italiana Paolo De Marina. Sono avvenuti tra mercoledì e sabato i festeggiamenti per il 70° anniversario della comunità degli italiani Fulvio Tomizza di Umago e della comunità degli italiani di Buie, con eventi ricchi di esibizioni e di partecipanti. Il programma della serata di Umago ha avuto inizio con la presentazione del libro Una storia lunga, 70 anni, un'opera che riassume la storia del sodalizio dalla nascita ad oggi. Successivamente è stato proiettato il video realizzato dallo studio video Icarus e si è esibito il coro misto diretto dal maestro Maurizio Lopinto. Presso il teatro di Buie è stato proiettato in apertura un filmato illustrativo della storia della fondazione nel 1947 della sua comunità degli italiani. Al video è seguita l'esibizione musicale del complesso ballantistico diretto dal maestro Corrado Moratto, del gruppo strumentale guidato da Andrea Furlan e infine il gruppo Quei del Muretto guidato l'evento e continuato con lo spettacolo del gruppo artistico ricreativo Piccole Pesti. La serata si è conclusa con il conferimento dei diplomi di benemerenza e delle targhe di riconoscimento per l'impegno della salvaguardia delle tradizioni e delle tradizioni. Bisignano. La comunità degli italiani, dottor Silvio Fortunato di Bisignano, ha compiuto i primi 25 anni di attività in seguito alla sua rifondazione nel 1992. In occasione di questo importante traguardo, domenica scorsa i suoi soci hanno celebrato l'anniversario con l'esibizione delle maggiorette vivi del coro delle voci bianche della comunità di Verteneglio, la famiglia dei Salineri, la mandolinistica, il gruppo in costume all'epoca di Tartini della comunità di Pirano e del coro Arpa della locale comunità. I festeggiamenti sono avvenuti in presenza del presidente della giunta esecutiva dell'Unione Italiana Maurizio Tremul e del vicepresidente dell'Assemblea dell'Unione Italiana Paolo De Marina. Veniamo a voci nostre. È stata un successo l'edizione del Festival della Canzone per l'Infanzia Voci Nostre 2017, tenutasi sabato scorso presso il Teatro Cittadino di Umago, organizzato dall'Unione Italiana in collaborazione con l'Università Popolare di Trieste e realizzato grazie al contributo finanziario del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana e del Consiglio per le Minoranze della Repubblica di Croazia. Le 13 canzoni in gara di quest'anno sono state eseguite dai mini cantanti delle comunità degli italiani di Matterada, Fiume, Gallesano, Pola, Fasana, Capodistria, Visinada, Cittanova, Umago, Rovigno, Albona, Zagabria e Isola. Il 29 novembre, sul palco del Teatro Nazionale Croato Ivan Zajc, è andata in scena la prima di Sei donne appassionate, seconda produzione del dramma italiano della stagione 2017-2018. Lo spettacolo, prodotto in collaborazione con il Florian Metateatro di Pescara e diretto da Vincenzo Manna, è stato replicato anche il 30 novembre e il 1 dicembre a Fiume e il 2 dicembre a Capodistria, il 5 e 6 dicembre a Buie e infine il 12 dicembre verrà replicato a Rovigno. Alle 19.55, questa è Radio Science, state ascoltando il notiziario Istria Oggi, alla conduzione Massimo Bonella, dalla testata giornalistica di Venezia, Pianeta Oggi TV. Abbiamo il tempo ancora per un paio di notizie flash. Lussin Piccolo, mercoledì 13 dicembre alle ore 18, la comunità degli italiani di Lussin Piccolo vi invita al concerto Nadal Lussignan 2017 presso la sala del teatro Vladimir Nazor in occasione del decimo anniversario della fondazione del coro Vittorio Craglietto. Poi ancora rientriamo, come dire, in Italia.
tra virgolette rientriamo perché non ci sono più i confini, rimaniamo diciamo così nello stesso cortile, ecco. Allora a Pordenone da martedì 12 a giovedì 14 dicembre si terrà presso la Fiera di Pordenone la rassegna internazionale di viticoltura ed enologia Rive. A tutti i membri delle comunità degli italiani interessati a partecipare alla Fiera di Pordenone, l'Unione Italiana in collaborazione con la Fiera di Pordenone assicura il trasporto previa iscrizione nelle liste dei partecipanti presso la comunità di appartenenza e successivo inoltre all'Unione Italiana al seguente recapito di posta elettronica segreteria chiocciola unioneitaliana.hr. Ecco, ve lo ripeto, segreteria chiocciola unioneitaliana, tutto attaccato, punto HR. Anzi no, scusate, segreteria chiocciola unione-italiana.hr. Bene, alle 19.57 è tutto per quanto riguarda il notiziario Istria oggi, qui da RST Science, emittente radio-televisiva internet di Treviso, con la conduzione da Pineta Oggi TV in Venezia, in collaborazione con l'Unione Italiana di Fiume. Vi ricordo gli appuntamenti con le repliche tutti i giorni, escluso il martedì alle 19.45. Noi ci sentiamo con la nuova edizione tra una settimana, mercoledì, sempre a questo orario. Gentili ascoltatori, buonasera.